Salve, sono Donato Mazzeo, amministratore delegato della WinMedical. WinMedical è una società nata a Pisa nel 2009, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, che nel giro di circa 4 anni, ha creato un nuovo prodotto, totalmente appunto nuovo sul mercato, si chiama WinPack. Il WinPack è il più completo sistema di monitoraggio indossabile, dei parametri fisiologici dei pazienti. Grazie ad una tecnologia plug and play, quindi attacca-stacca, facilmente utilizzabile, ed un software molto intuitivo, abbiamo reso possibile il monitoraggio in ogni postazione, in ogni posizione del paziente all'interno dell'ospedale a casa dei principali parametri fisiologici. Ad oggi, dopo i primi anni di commercializzazione, siamo presenti in più di 70 reparti in Italia, più di 50 ospedali hanno deciso di adottare le nostre tecnologie e adesso siamo in quella fase di espansione europea che ci permetterà di crescere in maniera sostanziale nel business. Era il 2010, cominciava la crisi, più o meno in ordine temporale. Io allora lavoravo in Finmeccanica. Ci siamo trovati di fronte ad una scelta con altri amici, abbiamo vinto un importante premio, si chiamava Giovani Idee Cambiano l'Italia. Su circa 5.000 proposte la nostra arrivò prima. Questo ci fece pensare e anche un po' in parte decidere. Avevo 30 anni con gli altri miei soci, più o meno anagraficamente simili. Dovevo decidere se continuare a voler collaborare alla crescita di aziende per le quali lavoravamo o se far crescere un progetto nostro. Considerando la congiuntura economica, forse era il momento adatto per far crescere un progetto nuovo che avrebbe trovato spazio nel mercato. Da lì abbiamo tirato fuori questo oggetto che si chiama WinPack. La mia famiglia, intesa come mio fratello, assolutamente sì, è la persona che fino a qualche mese fa mi accompagnava nella gestione tout court dell'azienda. Poi per un'altra serie di scelte societarie abbiamo preferito individuare una figura che potesse sostenere maggiormente la crescita dell'azienda attraverso un manager, un nuovo presidente e direttore commerciale proveniente dal mercato dei biomedicali. Noi siamo nati tutti da mercati totalmente diversi da quello dei biomedicali. Ci siamo anche reinventati in termini imprenditoriali. Da lì, se dovessi dire una cosa, lavoravo in Finmeccanica, una delle più grosse aziende italiane. Mio fratello lavorava in Autostrade per l'Italia. Quando abbiamo deciso di abbandonare due carriere e il posto fisso, nella sua massima definizione, un po' a casa ci hanno preso per dei matti. Ci hanno detto: Marco, ma avete il posto fisso, abbandonate, volete fare qualcosa di vostro, sta cominciando la crisi. Beh, forse quelli sono stati gli stimoli maggiori, in quanto col dialogo anche con i nostri genitori, negli spiegargli il perché di una certa decisione, quella decisione si è maggiormente rafforzata in noi stessi. Da lì devo dire, grazie anche a un po' di soldini che la famiglia ci ha dato, a me e ad altri soci, nella fattispecie siamo riusciti a creare la parte iniziale dell'azienda che ora ha già visto investimenti per circa 5 milioni provenienti da grant europei e da investitori privati. La motivazione, soprattutto nelle fasi iniziali di un'azienda, è quello che nel business si chiama fattore critico di successo. Ti guida quella. Se all'inizio hai pochi soldi, una bella idea in cui credi, nulla in mano perché le tecnologie vanno create, c'è bisogno di tempo, investimenti, di giuste validazioni, soprattutto nel campo biomedicale. Beh, in quel caso la motivazione, l'idea di voler rincorrere un sogno e vederlo concretizzare e vedere che si concretizza giorno per giorno è la condizione base per poter operare, altrimenti dopo 10 minuti, considerando le congiunture soprattutto italiane di quest'ultimo periodo, per noi che lavoriamo nella sanità in particolare, avremmo abbandonato e chiuso baracca e avremmo ripreso altre carriere, altri percorsi professionali. Devo dire, su questo c'è un modello, una persona che mi diede un consiglio, era il mio povero nonnino, non lo faccio per rendere triste la cosa, ma bensì per raccontare. Disse: state attenti solo ad una cosa, ad essere sempre corretti. E qualsiasi cosa accade, ditelo prima, non fate sì che qualcuno lo scopra. È un modo di lavorare quello di dirlo prima, soprattutto per chi cerca risorse nel mercato degli investitori e soprattutto chi sta sviluppando mercato con dei partner. Raccontare sempre le cose nella maniera più veritiera, perché quando sei piccolo e non hai possibilità di sbagliare, devi essere sempre attento a non cercare mai di rivenderti cose che eventualmente non hai. Quindi sicuramente l'ispirazione in quella battuta di mio nonno che mi porto sempre dietro. Io nasco personalmente come ingegnere informatico, una componente del mio prodotto informatica, ma devo
del prodotto che abbiamo creato in informatica, ma non è ovviamente l'unica parte. Dopodiché ho fatto un master in management dell'innovazione e ingegneria di servizio alla Scuola Superiore Sant'Anna. Da lì l'intuizione e la capacità di comprendere che cosa significava far nascere un'impresa tecnologica che volesse trasformare idea in innovazione di prodotto, quindi che riuscisse a fare quel pezzettino che in Italia manca, che è il trasferimento tecnologico dalle idee universitarie a quello che poi è un prodotto, si spera, sempre di più di successo sul mercato. Sicuramente un misto tra il percorso educativo e il percorso diciamo manageriale nei miei primi anni di lavoro. In parte io li considero sovrapposti, nel senso che mi sono sempre ritenuto durante i miei primi anni di esperienza, ma mi ritengo ancora adesso totalmente in fase di formazione. Gli studi universitari mi hanno creato un background tecnologico importante, management dell'innovazione a Sant'Anna mi ha permesso di creare quella competenza di comprensione manageriale imprenditoriale che ovviamente l'università non è tenuta a darti nella maniera più specifica. L'esperienza in finmeccanica mi ha insegnato a gestire progetti e programmi per milioni di euro e quindi, tra virgolette, da quel punto di vista Wind Medical è quasi un gioco rispetto a quello che facevo prima. Come vi accennavo, la mia idea imprenditoriale è nata dalla presentazione di questa proposta, Giovani Idee Cambiano l'Italia, che veniva fuori da dei lavori che uno dei miei soci, il professor Pietro Valdastri, che allora era un ricercatore della Scuola Superiore di Sant'Anna, aveva svolto durante le sue attività di ricerca. Adesso Pietro vive negli Stati Uniti, fra un po' probabilmente si sposterà in UK, ma il senso era: abbiamo tecnologia, abbiamo capacità di innovazione, trasformiamolo in qualcosa. E lì è servito, diciamo, il cambio di passo tra uno skill più di natura scientifica e uno più di natura imprenditoriale e manageriale. L'idea e lo sviluppo dell'impresa è nato per step successivi. C'è anche un aneddoto abbastanza carino, che vorrei raccontarvi. Noi abbiamo un primo investimento l'abbiamo realizzato come soci fondatori, circa 100.000 euro di investimento iniziale, che per noi erano soldi importanti. Riuscimmo a prendere in quel periodo un grant finanziato dalla Regione Toscana, che ci finanziò una componente di ricerca e sviluppo, che però aveva bisogno, per trasformarsi da un pezzo di carta a qualcosa di reale, di una cosa bruttissima, uso un termine per cui diciamo anche molto tecnico, una fideiussione bancaria. Una società che ha 100.000 euro di capitale doveva cercare una fideiussione bancaria da 1 milione di euro. Capite come c'erano dei volumi differenti. In quel periodo avevamo presentato un'altra proposta, perché quando non c'è nulla vivi anche di proposte, presenti dei progetti, delle business plan competition, al talento delle idee realizzato da Unicredit. Andammo a Santa Margherita Ligure a presentare perché eravamo una delle società finaliste e ci premiarono sul palco e lì mettendo, scusatemi l'espressione, un po' di faccia di glutei, ci siamo permessi davanti all'allora presidente di Confindustria e presidente di Unicredit di dire: beh, cari signori, ma ora come fate? Ci avete fatto arrivare qui a non darci una fideiussione che su una banca come la vostra sono peanuts, per un'azienda come la nostra è possibilità di sviluppo. Ce la diedero, ripagammo la loro fiducia al 100% sia in termini economici che di restituzione di questa fideiussione, e nel percorso allora riuscimmo a realizzare con quei soldi il primo proof of concept, cioè sarebbe la prima testimonianza che puoi arrivare ad un prodotto che funziona. A quel punto incontrammo due investor, un gruppo di business angel di Italian Angel for Growth, che è il più grosso gruppo di business angel italiano, che decise di finanziare la nostra idea con circa 800.000 euro e SICI, Fondo Toscana Innovazione, che mise un'altra piccola fee di investimento nell'azienda. Da lì in poi abbiamo avuto la fortuna di riuscire in 2 anni e mezzo circa a portare il prodotto sul mercato, a incrementare il numero di clienti ed ora a scalarlo a livello europeo. E da un certo punto di vista, tutti gli ostacoli che la vita di una normale persona può incontrare, con la differenza che quando ti senti a capo, tra virgolette, di una piccola e media impresa, vanno, come dire, a sommare a quelle che sono le problematiche della vita di ognuno. Una fantastica fidanzata a Londra, italianissima, ma che vive a Londra. Quindi l'idea di dover continuare all'interno di un progetto di vita personale e di vita aziendale che in qualche modo potrebbe sembrare divergente, ma ringraziando si trovano sempre poi gli elementi per farli convergere, e dall'altro i classici problemi che si incontrano nell'avviare un nuovo progetto, difficoltà a trovare investimenti sul territorio italiano,
abbiamo cominciato un piano di funding successivo importante, trovando un discreto interesse in un sistema finanziario che comunque è ancora debole in termini di supporto alle imprese. Dall'altro abbiamo veramente invece ricevuto anche delle opportunità dalla territorialità, in particolare la Regione Toscana è stata molto attiva in questi anni nel finanziare nuove imprese, nuove aziende, nuovi prodotti, innovazione, quindi siamo riusciti a trovare delle forme di finanziamento adatte. E dall'altro ci siamo scontrati con la realtà di dover entrare in un mercato che è quello del biomedicale, che ha come clienti ospedali pubblici o privati, dove tra taglio di costi, cambio di dirigenze, sistemi diciamo abbastanza bloccati in termini decisionali, si è fatto un po' più di fatica per entrare, nonostante l'ottimo prodotto, una proposta di business interessante e nonostante anche i risparmi che gli proponiamo all'interno dei loro sistemi organizzativi utilizzando i nostri strumenti. Questo però non ci ha fatto arrendere, significava solo che il progetto è andato leggermente più lento di come ci aspettavamo, ma che comunque ha avuto degli incrementi, delle impennate in termini di volumi di business importanti. Da lì l'ultima difficoltà, il rapporto con le banche in sé è sempre molto laborioso. Siamo nel periodo tra spread insoluti, crediti non considerati, noi ci troviamo in un mercato che ha dei tempi di pagamento superiori ai 9-12 mesi, come potete ben capire per una piccola società. Vendere oggi un prodotto che è realizzato 2 anni fa, dopo 1 anno e mezzo di processo di vendita, incassare dopo 1 anno, devi riuscire a strutturarsi sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista operativo per poter supportare questo tipo di necessità che il mercato ti crea, che sono anche un po', lasciatemi dire, non del tutto speculari rispetto a quello che invece dovrebbe essere. E per ultimo una questione totalmente di brand, lavoriamo in un mercato dove ci sono pochi brand molto forti, Philips, General Electric, Medtronic, ed è stupendo vedere cosa di agosto del 2015, un report di una società americana che riporta Win Medical come una delle società leader italiane, una delle più grosse e una delle più importanti future società per il monitoraggio, per i sistemi di monitoraggio indossabili wireless che in questo momento si stanno appunto affacciando sul mercato. Ci ha dato un riscontro internazionale, vederci poi affiancati a dei giganti ci ha fatto sempre piacere, per quanto sappiamo di essere diciamo piccolini piccolini rispetto a loro. Il supporto è di fatto arrivato dalle persone che in quel momento ci circondavano e credevano in noi, anche personale di alcuni direttori di banche per esempio, che hanno messo anche del rischio proprio nel voler portare alle istituzioni, ai loro capi, il nostro progetto per ricevere quei normali finanziamenti che si concedono all'azienda per gestire il circolante, nulla di straordinario, ma quel minimo che serve per far funzionare un'azienda che ha diciamo, incassi molto rallentati nel tempo, visti i tempi di pagamento. E poi dall'altro un aiuto molto, molto importante l'ho ricevuto dai miei soci, anche da quelli non operativi. Avere la possibilità di accedere alle competenze scientifiche di un professore universitario come Pietro Valdastri o Virginia Pensabene o Monica Vatteroni, che sono alcuni tra i miei soci, ci ha dato la possibilità di trasformare e sostanziare in brevetti le nostre idee. Questo è un valore non da poco, perché soprattutto in una fase di early stage, quindi di inizio della vita aziendale, è la cosa più importante per poter cercare nel settore dei medical device fonti di finanziamento aggiuntive a quello che è il capitale dei soci. Io le vedo sempre su 3 livelli e su 3 fasi. Mi è capitato anche di fare in questo periodo delle piccole lezioni a degli studenti, anche imbarazzato perché di lezioni ne posso dar poche, posso raccontare la mia piccola esperienza. La mia piccola esperienza mi ha detto che non ce l'avrei mai fatta senza un responsabile di prodotto, quindi non una persona che facesse ricerca ma facesse sviluppo prodotto, che sono due cose totalmente diverse e divergenti, senza un CFO capace di strutturare le casse aziendali in modo da reggere piani di breve, medio e lungo periodo, e nulla ci non sarei mai riuscito senza un direttore commerciale che mi aiutasse a costruire una rete vendita. Se hai la migliore idea e non c'hai un canale per venderla, evidentemente vai poco avanti. La bella idea rimane nello stanzino, rimane a Pisa, arriva in Toscana, semmai la riesci a portare in Emilia, ma non ci sarà mai spazio perché questa si allarghi a livello internazionale. Io parto dal presupposto che i più grandi maestri che ho avuto in termini imprenditoriali non avevano nemmeno un diploma. La storia del territorio pisano ce lo insegna in maniera sostanziale. Non è una questione di cultura, è una questione di propensione al rischio.
ad un certo punto la cultura è una, non voglio ovviamente abbatterla in termini, è fondamentale in generale per poterti confrontare con gli altri, ma per partire come imprenditore, indipendente che tu faccia altissima tecnologia o faccia cose molto simili, che tu sia un artigiano che lavora in legno e che un giorno decide di vendere, anziché in Italia, nella bottega sotto casa, ma via web, su eBay, in Cina, Giappone, India e Canada, cosa possibile? Non serve un altissimo livello culturale, serve una cosa, serve capire il rischio che si sta prendendo. Soprattutto in una fase iniziale di un'impresa, le informazioni sono poche che hai e devi decidere basandoti di fatto su due cose, su quelle tue informazioni e sulla tua comprensione di quanto è rischioso quello che stai facendo. Non puoi permetterti, non è tollerabile per un'azienda superare una tot percentuale di rischio, superata quella non riesci più a recuperare. Quindi devo dire, più che la cultura è stata forse una questione anche un po' istintiva. Non lo so, non saprei veramente come definirla, perché senza la mia laurea in ingegneria, con i collaboratori che ho in questo momento, sarei arrivato dove sono arrivato, perché tanto la ricchezza di un imprenditore sono loro. Come imprenditore devi solamente capire e riuscire a decifrare se quello che stai facendo è rischioso o meno. Banalizzo un po', non me ne vorranno gli altri imprenditori, ma di fatto il concetto è quello, è puro rischio. Li gestisco un po' come il padre di buona famiglia, come direbbe la legge italiana, e dall'altro lato con tanto buon senso. Il rischio è essenzialmente capire quanto lungo può essere il tuo passo. Non si va più veloce se allunghi la falcata, perché dopo un po' ti fermi. Devi riuscire a capire quanto lunga deve essere la tua falcata e portare avanti la corsa in maniera regolare per poter arrivare in fondo al tuo percorso. Da lì per me il concetto di rischio si va ad affondare nel rischio di selezione delle persone che poi incontrerai nel tuo cammino. E loro sono la risorsa fondamentale che hai, al pari dei soldi, al pari dei progetti che riesci a portare, ma sono le persone che fanno la differenza. Io senza le persone che ho incontrato, i dipendenti, quelli a me più vicini, quelli che vedo un po' più da lontano, nel rispetto ovviamente del lavoro che svolgono per me tutti i giorni, beh, io senza di loro non sarei arrivato da nessuna parte, perché ritorniamo al concetto precedente, la cultura è importante ma non si può essere tutt'oggi, c'è bisogno di avere persone focalizzate, verticalizzate, che sappiano cosa fare e dove mettere mano. In termini legali io, dopodiché, ho sempre preferito che le decisioni penetrassero l'azienda a 360 gradi, ognuno per le proprie aree di competenza. Come dico sempre ai miei colleghi, meno decisioni prendo io, più significa che stiamo lavorando bene. Per far questo però ho voluto impiantare anche in azienda da subito un strutturato piano di qualità. Per noi è importante che fosse, uso una parolaccia di nuovo, mi scusate, ISO 13481, che è la certificazione per aziende che producono medical device, proprio perché gestire l'azienda in quel modo, delegare all'interno di un piano di qualità, rende questa attività meno rischiosa di nuovo, proprio perché ti permette di far capire agli altri in maniera formale e informale cosa devono fare, come, in che tempi. Se dovessi di nuovo fare una battuta, direi l'orario per andare a pranzo. Con un mio collaboratore col quale pranziamo sempre insieme, litighiamo giorno per giorno a che ora andare a pranzo, perché io mi faccio guidare dallo stomaco, lui dalle attività. Lui è più operativo di me, quindi ha più schedulazione. Io se c'ho un buco e c'ho fame voglio andare a mangiare. Bene, in questo aneddoto c'è un po' il concetto su cui stavo cercando di esprimermi, cioè valutare le cose in maniera settica, prendersi e darsi spazio per ragionare, per pensare, delegare, per esempio, c'è da decidere il nuovo piano finanziario. Come dico io, non mi aspetto mai che sia io a proporlo, mi aspetto che sia qualcun altro a farlo, quindi che raccolga le informazioni dal basso e le porti verso l'alto. C'è un nuovo progetto di ricerca e sviluppo. Quando arriva a me, voglio che sia già validato dal marketing, che sia validato dal direttore commerciale, ma non per non prendere io la decisione finale, perché il modo migliore per prendere la decisione finale è che sia condiviso nell'organizzazione, proprio perché così si creano dei flussi anche di valorizzazione delle idee delle persone che continuano a proporre nuove idee e quindi a creare quell'humus di crescita che poi pervade tutta l'azienda. La creatività è stata sicuramente fondamentale nella fase iniziale. Ce la siamo dovuta inventare l'azienda. Dopodiché, la creatività è più che altro curiosità.
cercare di capire cosa ti circonda, come sta funzionando il mondo e da lì andare a modificare la tua azienda per rispondere a delle esigenze sempre nuove. Vi faccio un esempio, le esigenze di mercato italiano per cui vendiamo i nostri prodotti sono totalmente diverse dalle esigenze del mondo anglosassone. Scoperto questo a dicembre dello scorso anno, nel giro di pochi mesi, del 2014, nel giro di pochi mesi abbiamo portato un nuovo pezzo di prodotto sul mercato perché ci siamo accorti che era la chiave di svolta per entrare nel mercato UK. Quella è creatività pura, ma una creatività che nasce dall'analisi e dalla valutazione dei bisogni del cliente. È un diciamo che si spera sempre di non farlo, ma poi ritorna ad essere sempre. Per le aziende che crescono e che non hanno un pregresso strutturato risulta essere la chiave di svolta. Non puoi permetterti di ingessare il tuo pensiero, anzi lo devi cambiare e modificare perché man mano che ti allarghi, man mano che cresci, ovviamente le esigenze dell'azienda vengono a modificarsi in maniera sostanziale. Vi uso un altro esempio molto, molto, molto banale. Questo oggetto qui sopra. C'è un problema di design. Non potevamo ridisegnare tutto l'obiettivo, avevamo bisogno, perché il marketing ce lo chiedeva, per farci riconoscere sul mercato, di una politica di branding diversa. La prima versione di questo oggetto era tutta bianca come suo modulo base, con un bottone, perché nella nostra teoria, nel nostro modo di pensare, c'è sempre stato un principio semplice da usare: un bottone deve funzionare. Questo sembrava cozzasse, perché gli ingegneri dicevano e rispondevano in un certo modo, dove non tocchiamo nulla perché abbiamo uno schema predefinito, quindi perfetta mentalità ingegneristica. Dall'altra mi dicevano: no, ma bisogna cambiare, bisogna cercare di trovare una politica di branding che ci faccia riconoscere come colori, come immagine, perché usciamo all'esterno. Il bianco non è una politica di branding, non ti riconoscono, non sembri. Allora mi è venuta un'idea, un momento creativo, uscendomene dal mio ufficio, andandomene a Dubai in una delle più importanti fiere che ci sono nel settore del biomedicale, e ho visto che c'era un sacco di fornitori che producevano queste tastiere a membrana, si chiamano, è una cavolata. Mi sono fermato e gli ho chiesto: scusami, a noi ci serve un oggetto che abbia un bottone e queste caratteristiche. A me piace il grigio iPhone perché è figo. Mi piace che il mio prodotto respiri e dia un respiro di tecnologia nuova, che sia brillante. Mi prese dal suo astuccio delle cose, mi fa: guarda, questo è il nostro campionario. Prese il campionario in mano e mi rimase tra le mani, si spezzò. Quindi quello mi fece prendere due decisioni: bellissima la linea grafica, però andiamo in Italia, troviamo un fornitore, l'abbiamo trovato qui in Toscana, che fa questo, e chiediamo un oggetto con queste caratteristiche. Se ce l'ha un cinese, figurati se non ce l'ha un italiano. E questo ci ha permesso, in un'azione anche stupida, di rimanere. Noi abbiamo avuto sempre l'unica mancanza di creatività che ho io, è che qualsiasi cosa Medical produce la deve produrre in Italia con tecnologia italiana, facendo sì che comunque un certo tipo anche di ritorni dalle nostre attività resti sul territorio. Siamo nati con finanziamenti pubblici in parte, quindi è giusto ridare e far ritornare quello che facciamo in un'utilità più complessiva a livello italiano. È piccola come cosa e come aiuto, lo capisco, però per me è un motivo di forte. Mi piace andare in Germania a vendere un prodotto fatto in Italia, scusatemi, ma è vero anche questo punto. A lungo termine, ambiziosi e coraggiosi, a breve termine totalmente perseguibili e fortemente orientati al risultato. E il modo con cui si è costretti a lavorare, pensa in maniera strategica, lavora in maniera tattica, quindi avere sempre una visione di quello che dovrà accadere, però lavorare anche affinché certe cose si concretizzino, nel breve si trasformino in valore. Delegare le responsabilità è il modo migliore. Se vuoi raggiungere un obiettivo, lo devi condividere con i tuoi colleghi. C'è chi ritiene che da soli si va più veloci, forse è vero, ma si va molto meno lontani che se si parte in gruppo, come i ciclisti, no? Quel poverino che sta lì davanti e tira il gruppo è quello che crolla per primo. Chi rimane nel gruppo bello coperto riesce a rimanere. Beh, noi collaborazione, diciamo condivisione degli obiettivi con tutti, far sentire tutti al centro dell'impresa, anche l'ultimo arrivato, è condizione in una piccola e media impresa necessaria affinché tu riesca a crescere. Fatturato. Fatturato è un bellissimo numero, il primo anno lo esprimemmo con un bel numero, era bello. Guardavi e dici: ma che figata. Peccato che quell'obiettivo io non l'avevo assegnato a nessuno.
permetto di dire, c'è un direttore commerciale, sì, l'avevo assegnato a lui, ma non avevo mai condiviso i tempi di raggiungimento, i quarter, perché un po' c'era il principio per cui dovevamo vendere questo prodotto all'inizio come caramelle. Tu vai e vendi una caramella, arriva l'altro bambino, compra la caramella, tanto passano tanti bambini in un negozio, figurati se non le vendi le caramelle. In realtà ci siamo dovuti creare un cruscotto di obiettivi, quindi non obiettivo, ma tanti piccoli obiettivi parziali che ci facessero vedere quel bel numero che diventava un problemone visto tutto insieme, intanto i piccoli numeri raggiungibili. Questo è il modo, lavorare per piccoli passi, per mantenere in linea quello che vuoi fare, quindi riuscirlo anche a monitorare in termini di tempi, in termini di valutazione economica, tutto quello che serve, ma dall'altro di continuare un percorso che a piccoli passi cresce sempre di più. In maniera molto differente, nel senso che con il mio staff c'è un rapporto quotidiano, io amo parlare, amo capire, amo andare in ricerca e sviluppo e vedere che stanno facendo, che sono le cose che porteremo sul mercato fra 2 anni, ci gioco, mi ci diverto anche un po'. Con i partner esterni mi piace essere sempre molto chiaro e molto netto. Raccontare in maniera chiara chi sono, cosa faccio, cosa posso fare per loro e cercare di capire in altrettanta maniera chiara chi sono, cosa fanno e cosa possono fare per me. E a livello una partnership funziona solo se è una win-win situation per tutti e due, cioè quindi se ognuno può trarre valore da qualcosa, se non ne posso donare, non ne posso ricevere, dopo un po' vado in sofferenza io, viceversa mando in sofferenza gli altri. Per esempio c'è successo con le grandi telefoniche in Italia che ti portavano avanti in progetti miramolanti, però poi non c'era l'interesse di fatto commerciale nel far ripartire nei tempi che servivano una società che voleva nascere e crescere, quindi non erano per quella fase i partner adeguati. Non avevi tempo da dedicargli e tempo da aspettare per lo sviluppo di mercato, perché semmai era piccolino il mercato che dovevi prendere, però ti serviva per validare il prodotto e fare una validare il mercato e quindi fare un certo tipo di attività che fatto con un grosso player insieme non era il momento. La negoziazione è il raggiungimento di quel win-win che dicevo prima. Negoziare sia con i miei clienti che con i fornitori per me è un'attività quasi ricorrente. Non amo essere, come dire, strozzato, non amo strozzare, amo vivere in una simbiosi importante. Lo stiamo vedendo con i distributori a livello europeo, c'è sempre il concetto è tendo ad acquistare da te al prezzo più basso perché poi mi devo creare un grande margine io. Ecco, in quel caso funziona per 6 mesi, dopodiché non funziona più. Ovviamente all'interno di un margine condividere i risultati con un distributore strettamente necessario affinché lui ti investa nello sviluppare un business che tu non potresti curare dall'Italia. Quindi la win-win situation, una negoziazione lì, è alzarsi da un tavolo tutti e due felici, stringere la mano e chiedere ai colleghi di completare i contratti. Questo. Carisma, tanto commitment e essere molto orientati. Sono le 3 caratteristiche base per una leader, per essere un leader. Cambiare di continuo idea per cercare di cogliere, semmai di togliere delle ansie o di cogliere delle piccole opportunità che poi all'interno di un percorso strategico risultano non essere necessarie, ti fa perdere la leadership. Il contatto e la leadership con i colleghi, nel senso che non vedono più in te una guida, cambiare sempre idea è come un autista a cui ti metti in macchina la mano e non sa dove andare, dopo un po' uno ti dice per favore fammi guidare perché io la strada la conosco, e viceversa mi aspetto lo stesso dai colleghi, mi aspetto che diventino loro leader. Cerco di spiegare sempre un concetto alle persone che collaborano con me: se io faccio una domanda è un problema. Io domande non ne devo fare mai, vuol dire che loro sono stati chiari, che mi hanno comunicato bene, soprattutto che hanno rispettato quel mandato di autonomia che gli è stato dato, quindi sono leader di ciò che fanno, io rispondo a loro. Innanzitutto valutare in termini di caratteristiche, di soft skill, di ciò che hai bisogno. Il più grande manager di una grande impresa, se arriva in una piccola impresa, rischia di bloccarsi immediatamente perché è abituato ad una metodologia lavorativa, ad un percorso totalmente diverso. Viceversa, man mano che l'impresa cresce, c'è bisogno che queste caratteristiche si mutino. Ora stiamo cercando, per esempio, una serie di figure di natura commerciale e stiamo pensando anche ad un modello organizzativo aziendale che non risponda solo ai bisogni di oggi, ma che risponda a 2 bisogni, quelli aziendali da un lato e quelli di crescita delle persone dall'altro. Ci eravamo accorti di avere un meccanismo che bloccava la crescita, perché avendo delegato a dei primi livelli che si spera di avere un rapporto medio-lungo, agli altri potevano essere solo delegate piccole attività.
ma non responsabilità. Delegare un'attività è facile, delegare una responsabilità è uno skill. E trovare persone che siano in grado di delegare attività in una struttura piccola con persone junior sotto significa trovare uomini valorosi da un lato, coraggiosi dall'altro e che sanno che una sola cosa non potranno mai delegare, che è il monitoraggio. Nessun manager può delegare il monitoraggio di qualcosa, quello ti rimane a te, però se c'hai gli strumenti e gli skill per poter monitorare in maniera semplice il lavoro di persone a cui operativamente gli vengono date delle nozioni e date delle responsabilità che possono, hanno le spalle abbastanza grandi per reggere, quello aiuta perché moltiplica non tanto il lavoro fisico ma quello mentale che è la cosa più importante. Noi abbiamo una serie di cruscotti che dalle attività diciamo di natura operativa scendono fino alle attività finanziarie. È quello il GPS, è quello che ci dice più o meno dove stiamo andando e ci tiene dritti. E dall'altro, grazie anche agli investitori che hanno deciso di investire in Mimmedica, l'hanno costretto a farmi focalizzare molto invece su quella che è la crescita strategica della società. Quindi su tutte quelle attività di natura strategica che oggi sembra che non diano nessun valore ma che lo daranno nel giro di 2-3 anni. Il combinato disposto tra ciò che è operativo e ciò che è strategico mi permette di guidare oltre diciamo, il quartiere e poter andare anche oltre. Sono partito applicando i concetti tipici del project manager, che era un po' nel mio background, anzi del program manager. Quindi ti metti, ti fai il tuo bel Gantt, mi sono accorto che funziona in taluni casi, in altri risulta deleterio, crea creatività e capacità di generare innovazione perché hai un piano molto strutturato, non funziona. Quindi ho ricambiato la metodologia e ad ognuno ho dato degli obiettivi, quindi cercate di arrivare qui. Dopo che siete arrivati, per 2 mesi sognate. Prendetevi il tempo per pensare oltre all'operativo, pensate a cose nuove, a nuove idee, siate creativi, siate brillanti, pensate fuori dagli schemi. Fate quello che io mi aspetto, cioè datemi un contributo a capire cosa di nuovo c'è. Banalmente, per me è un'attività che io monitoro e controllo è il numero di trasferte che i colleghi fanno per poter andare in convegni e conferenze. Per me è importante che le persone, per esempio, che dice che sviluppo vivino nel mondo e nella cultura scientifica, perché apprendono, creano. Quello è tutto valore che io ricevo. Quando risposi a questa domanda, posta in maniera diversa dall'ente notificato, da quelli che certificano i processi aziendali, mi dicono, ma scusami, ma c'è lo schema di formazione che avete in azienda, fate fare i corsi? Faccio sì, i corsi sono belli, servono, tutto quello che serve. Il mondo sta correndo così veloce che ora che qualcuno che ha apprezzato quel tipo di nuove cose viene, mi prepara un corso strutturato affinché un mio tecnico capisca, sono passati 3 anni, sono fuori dal mercato. E quindi se qui in Toscana, se qui a Pisa non riesce a incontrare questo tipo di cose, vale a trovare all'estero. Per me quello è monitorare un processo di creatività, quindi mi piace utilizzare quello come esempio perché se dovessi spiegare come monitori i progetti sarei veramente didattico. Quando avevo 15 anni, 15 o 16 anni, ero il capitano della mia squadra di calcio, giù in paese, squadra di sfigati, arrivavo da un paese di 3.500 abitanti. Cosa vuoi creare? Ci sono 15 bambini in un anno, 15 maschietti, cioè non è che c'avevi molta possibilità di trovare persone dall'esterno, quelli erano, sono gli amici di sempre, le persone con loro si è creato in quel periodo della nostra vita un rapporto totalmente fiduciario, che va al di là delle regole, dei compromessi, dei contratti. Quell'esperienza di vita mi ha creato da un lato la capacità di dare fiducia agli altri, di lavorare in squadra, di creare un team, di far sì che quel team sia motivato anche nei momenti di difficoltà, perché è facile giocare se sei la Juventus e giochi in promozione, vincerai sempre, deve succedere proprio qualcosa di strano. Lavorare in una piccola e media impresa in realtà significa andare a giocare in Serie A e sei il Carpi, per fare un esempio calcistico, dove se ti salvi fanno tutti festa. E comunque hai ottenuto un risultato grandissimo per la capacità di finanza che di investimenti che riesci a mettere sul campo. Dall'altra, viceversa, se scendi è giusto che i tuoi tifosi si incavolino, perché anch'io dipendo da qualcuno, avendo degli investitori all'interno, quindi si devono incavolare con me. Però dall'altro lato quello che non devo mai distruggere è il rapporto fiduciario, cioè il concetto che fino a che l'arbitro non fischia 3 volte io continuo a sudare nel campo. Post scriptum, facevo il portiere, quindi di sudare sudavo poco. Che io eviti errori mi diventa difficile pensarlo. Il problema sta nel capire quando hai sbagliato, non nell'evitare gli errori, perché è impossibile.
capire quando hai sbagliato e fare anche un passo indietro, rimetterti in gioco e ripartire. Mi è capitato spesse volte in progetti di ricerca e sviluppo, in alcune trattative mostruose con dei clienti che sembrava fossero le trattative dell'anno e che poi non andavano mai in porto. Ancora di più nella costruzione della rete vendita. A un certo punto mi accorsi che avevo bisogno di competenze molto diverse da quelle che in quel momento erano in azienda per costruire una rete vendita efficace ed efficiente. Ho deciso di trovare un direttore commerciale che aveva 30 anni di esperienza e che in un'azienda dove io sono quasi il più anziano e ho 35 anni, portava quasi il doppio dell'età anagrafica, però ti portava anche 100 volte l'esperienza. Tutte le buone idee possono, secondo me, nascere da giovani, è vero, ma per crescere hanno bisogno di gambe strutturate, di manager che abbiano già fatto dei percorsi analoghi. Sono molto più veloci quel tipo di crescita. Allora, le organizzo, sinceramente, sulla base di chi mi tira prima la giacchetta. All'interno delle mie, mi costruisco mentalmente delle aree di focus, delle cose che io ritengo a valore aggiunto in quel periodo specifico e su quelle tendo di dare priorità alla mia agenda. Devo dire, ho fatto il compleanno qualche giorno fa, ho scoperto di avere un'area di focus che non miravo, che è quella della palestra e della dieta. Quando la mia ragazza mi ha regalato una cyclette, ho capito che sotto c'era un messaggio da sostanziare, fa un po' più di sport, ho aggiunto anche quello alla mia agenda quotidiana. Le attività settimanali sono un po' legate a quelle giornaliere, nel senso che c'è un'azienda bene o male che è bloccata già da qui a un mese e mezzo circa. Bloccata vuol dire che so bene che devo dare supporto in questa fase ad una componente di sviluppo importantissima per l'impresa, che è la costruzione della rete vendita e delle partnership commerciali. C'ho un'azienda su tutto il resto che è totalmente autonoma. Se arrivano a me perché c'è un problema, a quel punto diventa emergenza e allora l'agenda cambia. Ma diciamo che i focus strategici sono le cose su cui opero quotidianamente. Do un concetto, più che consigli, perché tanto l'organizzazione del tempo è una decisione quasi a volte scontata, cioè sei costretta ad inseguire più che sarebbe troppo facile farlo al contrario. Ogni tanto ci riesco, ma poche volte. Mi sono accorto dopo un paio d'anni che faccio questo mestiere che ci deve essere un tempo in cui devi staccare. Staccare vuol dire proprio staccare totalmente, cominciare a pensare fuori dagli schemi, pensare fuori dall'operatività, altrimenti perdi totalmente la visione, strategica di ciò che stai facendo. Io solitamente tendo a fare una cosa, tendo a viaggiare. Niente di straordinario, a volte anche ritornarmi nel mio paese, sono di origine lucana, quindi la mia famiglia è in Basilicata, me ne torno una settimana a casa, faccio il figlio di mamma e papà a 35 anni, non mi vergogno a dirlo, sono uscito di casa che avevo 19 anni, quindi se ci torno una settimana e faccio il figlio di papà non succede nulla, o viceversa viaggiare, andare a fare attività tipo quella che vi raccontavo prima, andare ad una fiera, semmai prendermi qualche giorno per me, ma intanto vedere cosa succede. Non sentirmi dire dagli altri perché no, ma tutt'altro costruirmi in me la forza di capire un perché sì e poi permettermi di portare quegli elementi di novità distintiva che riesco a trovare e condividerli con gli altri, anche divertente come esercizio. È una parola bella, diciamo che l'affronto, il mio medico direbbe male, molto male, quindi di ridurre anche i caffè, facciamo sistemi di misurazione anche della pressione, quindi non voglio raccontare, per motivi di privacy personale, non vi racconto i miei dati clinici e fisiologici, sarebbero un po' pericolosi. A parte le battute, ho imparato da un lato a somatizzare per non scaricare lo stress sui colleghi, quindi a tenere sempre un andamento molto piatto, molto lineare, evitare il più possibile picchi per non trasmettere la tua ansia, di raggiungere determinati risultati ai colleghi. L'ansia e lo stress sono perfetti fino ad un certo livello. Superato quel livello diventano totalmente dannosi. Io cerco di controllare il mio stress personale per trasmettere il giusto livello di stress e motivazione agli altri, ma senza superare quel picco. Se chiede ai colleghi, dice che non sembra e mi riesce, a quel punto è il momento che ho capito che devo staccare e andarmene via per un po'. La fine dell'anno, che come sempre è fornitrice positiva di buone sorprese o di brutte, no, di brutte storie da raccontare, siamo partiti lo scorso anno in forte ritardo con il budget commerciale, fortissimo. Eravamo alla fine del primo semestre al 10%, alla fine del terzo trimestre al 40%, quindi un recupero. Abbiamo dovuto lavorare fino al 29 per poter consegnare, fare, anzi al 28, non mi ricordo come cadevano le festività sotto Capodanno.
E lì il mio stress era pesante perché noi non abbiamo 100.000 clienti, quindi non consegnare un qualcosa diventava un numero più o meno molto importante dal punto di vista del budget. Ero molto stressato, ho cercato di controllarmi e di controllare che quello stress non venisse vissuto male dalle persone che lavorano per me, condividendo più che altro con loro appunto gli obiettivi, cioè far capire che in realtà non stavamo lavorando perché era un capriccio, ma perché quegli obiettivi devono essere gli obiettivi di tutti, quindi serviva una piccola mano da parte di tutti. Così i ragazzi si sono organizzati, ognuno ha garantito una presenza anche nel periodo in cui alcuni avevano già organizzato le loro ferie e abbiamo fatto in modo che la struttura fosse orientata a quel piccolo risultato tattico, ma che toglieva un grande stress a tutti quanti, o comunque più che a tutti quanti, a quel pezzo che era incaricato poi di doverlo sostenere. Io non credo che ci sia da conciliare. Da un certo punto di vista, credo che la vita privata ti scelga anche ti guidi anche nelle tue scelte imprenditoriali. Non si può pensare che un imprenditore riesca a vivere al di là di ciò che vuole nella sua vita privata, indipendentemente da ciò che voglia. Però se vuoi essere, prima devi essere sereno come persona e poi puoi essere sereno come professionista. Chi fa il viceversa nasconde una base di insicurezze alle spalle, probabilmente nella vita privata. Io personalmente tendo di condividere molto il mio tempo libero con la mia compagna. Vive a Londra, quindi io simpaticamente tutti i giovedì e venerdì parto, domenica mattina sveglia alle 5, ritorno a Pisa alle 9 e mezza, bello fresco, comincio già la settimana, bello, bello di corsa. Però senza quello probabilmente non riuscirei a conciliare, perché a un certo punto interrompi quelli che sono cose, persone per te importanti. È fondamentale che tutto sia ben amalgamato. Io credo che l'imprenditore non sia quello che deve lavorare di più in azienda, nel senso che l'imprenditore deve essere quello che deve donare di più all'azienda, soprattutto in una fase iniziale. Lavorare e donare non è la stessa cosa, nel senso che faccio un esempio per far capire questo concetto. Lavorare 200.000 ore perché sei un imprenditore e quindi hai il dovere di lavorare 200.000 ore non è assolutamente vero. Forse probabilmente è più corretto che tu riesca a pensare come imprenditore un po' out the box, fuori dagli schemi e tu riesca a donare un punto di vista nuovo alle persone che lavorano per te. Per far questo devi sempre mixare anche nella maniera corretta e soprattutto legata anche al periodo, al momento. L'effort con cui sei in azienda, quello da cui te ne vai. Io dico sempre che un imprenditore può essere felice se la sua azienda funziona quando lui non c'è. Significa che non solo ha settato, ha creato un prodotto, ha creato un mercato, quello che si vuole in una società come quella nostra, ma si è creata anche una struttura autonoma che è in grado di crescere indipendentemente dall'esistenza personale o meno dell'imprenditore. Quello è il goal da raggiungere, secondo me. Quello è il modo con cui si crea un valore complessivo molto superiore a quello per cui ho fatto 2 euro in più di fatturato, 2 euro in meno. Tanto sacrificio, bello, positivo e soprattutto tanta automotivazione. Bisogna automotivarsi, soprattutto quando le cose vanno male, perché quando sei un imprenditore nessuno ti darà mai una pacca sulla spalla. In taluni casi invece sembrerai anche un po' pompato, no? Nel tuo ego, dice, ma un uomo solo al comando, one man show. In realtà non è niente di questo, è solamente cercare di prendere un tuo progetto di vita, un tuo progetto professionale, sovrapporli e cercare di far sì che scorrano tranquilli e sereni. Ecco, quella è l'unica cosa che si può fare in quei casi, cioè metterli, sovrapporli, condividerli, parlare con la tua compagna, fargli capire cosa è importante per te, viceversa parlare con i tuoi colleghi e fargli capire cosa è importante. In fondo la vita è questa, è condividere ciò che si fa con altre persone a 360 gradi, così è la vita di un imprenditore, né più né meno. Ah, però fantastici, sono degli eventi incredibili, soprattutto fuori dall'Italia ci sono anche dei buffet, mamma mia, qualcosa di clamoroso che io amo particolarmente. Il bello di poter comunicare, anche di parlare ad una telecamera, a volte per una persona come me. Il bello, ritornando sulla cosa seria, di riuscire a vedere un'idea che avevi in testa che si trasforma pian piano e diventa un qualcosa che viene apprezzato dal mercato. Quella è la parte più bella. I contro.
che puoi delegare, 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 puoi fare tutta la tua attività di autotraining, ma se le cose vanno male a te in prima persona. Da un certo punto di vista l'Italia aiuta poco, anche le nuove leggi sulle start-up che hanno fatto sono simpatiche, belle, dal punto di vista se le cose ti vanno male, cosa è possibile quando parti con un'idea nuova e innovativa? Io sono un imprenditore che parte da un principio. Il piccolo e bello non deve esistere, o c'è un qualcosa che può scalare internazionalmente, o è meglio che affidi la tua idea e il tuo progetto a qualcuno che ci riesca. Per un semplice motivo, ormai ciò che è nazionale non ha più senso, la piccola e media impresa per una società tecnologica, lasciamo perdere altri mercati, se c'è tecnologica, nel medical device dove ci sono i big tipo Philips, andarsi a presentare dopo 10 anni con un oggetto, con una società piccola, vuol dire che non hai creato nulla, che hai fatto un bel esercizio, hai creato un po' di circolarità, riesci a fare un po' di vendite, semmai paghi gli stipendi in maniera corretta, quindi ti sei tolto il primo delle preoccupazioni che hai pagato i fornitori, la seconda delle preoccupazioni che hai, ma in realtà non sei riuscito a creare nulla. Le preoccupazioni più grandi stanno proprio lì, cioè nel capire poi ad un certo punto se puoi essere utile o meno tu alla tua azienda. È lì che è anche la parte più difficile in cui prendere decisioni, perché è come quando lasci andare via un figlio. Se lo lasci andare a 3 anni ti è impossibile, cioè è umanamente impossibile. Se lo lasci andare a 5 ancora, se a 18 anni devi cominciare a capire, 18 anni sull'azienda non è riferimento anagrafico, bensì come concetto, cioè sei arrivata alla maggiore età, capire se puoi essergli d'aiuto, se è il caso che possa volare da solo in maniera autonoma. Quella è la mia preoccupazione più grande, riuscire a capire quando è il momento in cui io divengo un freno per questa azienda. Quando lo sarò spero di accorgermelo, spero per i colleghi, non per me, perché tanto credo che un progetto imprenditoriale possa esistere indipendentemente dall'imprenditore, se ben strutturato. Sognate, sognate, siate positivi, troverete intorno a voi mediamente tante persone che vi racconteranno perché c'è del male, voi sorridete e raccontategli invece perché c'è del bene, perché da tutte le esperienze si può trarre la parte bianca o la parte nera. Cercate di trarre la parte bianca sempre, cercate di essere degli spiriti liberi che pensino fuori dagli schemi, che sappiano sostanziare quello che dicono e quello che fanno, e che da un altro lato siano, utilizzando delle parole che utilizzò tempo fa Steve Jobs, che saranno anche un po' troppo, siate affamati di quello che fate, siate affamati, cercate di correre e mangiarvi tutto, nel senso più positivo e bello del termine. L'essere affamati, l'avere fame, ritorno su una parabola calcistica sugli argentini, perdonatemi, perché gli argentini stanno tirando fuori tanti campioni e noi no? Perché hanno fame. E noi abbiamo fame in questo momento, noi giovani che non riusciamo più a trovare quel tipo di lavoro, così come ci è stato insegnato dai nostri genitori, il concetto del posto fisso alla Checco Zalone e altro, abbiamo il dovere di reinventarci non solo per noi, ma anche per tutta quella generazione che verrà, che ha bisogno di ritrovare una nuova economia, un nuovo sistema di impresa che riesca a pensare che non è solo l'Italia il loro mondo, ma che tutta l'Europa, tutto il mondo, gli Stati Uniti, la Cina, che diventano dei partner di crescita mostruosi, dei veicoli incredibili.